simbolo di un riscatto, di una possibilità, di chi ce la fa, di una città ribelle, si dice Maradona fosse un ribelle, e Napoli la città ribelle, quindi diciamo c'è una sorta di compenetrazione tra Maradona e Napoli, e Napoli non giudica l'uomo. Crepè? Però prende atto della fragilità, Sì. perché io credo che ci sia stato anche questo in qualche modo di straordinario, nel senso che Maradona è stata una persona che non ha mai detto di sì, di sé io sono onnipotente. È un ragazzo che ha sempre riconosciuto le proprie debolezze, le proprie fragilità, e questo lo ha reso più grande, e questo ci deve insegnare qualche cosa, perché i grandi non sono mai onnipotenti. I grandi sono persone che sanno riconoscere anche Consapevoli della propria fragilità, lei sì, la dice. propria umanità, poi soprattutto il grande talento non può che essere un grande conoscitore del dolore. E lui lo è stato, il dolore che ha patito, perché È adesso noi così. stiamo celebrando un ragazzo che ha fatto cose straordinarie, poi ci sono state pagine amare, difficili per lui e anche per la città. L'arresto, insomma, il fatto Beh, che il suo lui sia vissuto con le stato droghe, con l'alcol, condannato, oggettivamente ne ha parlato lui esatto, quindi, ampiamente, ma diciamo, non credo è che un segreto. tutto questo faccia parte di qualcosa di più credibile, e per questo è affascinante. Allora,